Cristina, dal 15 al 17 giugno scorsi tu hai partecipato all'intervento di Alfredo Canevaro qui a IEFCOS con il titolo L'arte di volgere la famiglia d'origine a favore del processo terapeutico con gli individui e con le coppie. La prima cosa che ti vorrei chiedere è l'impressione che ti porti appresso. L'immagine che mi rimane più forte è la generosità con cui Alfredo Canevaro si è dato in questi, per tutti e tre i giorni, con grandissima partecipazione e con la curiosità dei grandi di chiederci sempre alla fine di ogni intervento cosa pensavamo noi di quello che lui aveva trovato come soluzione in quei casi, per avere un confronto, quindi la grande generosità. Hai trovato i contenuti, diciamo, chiamiamoli pratici, del suo corso utili, praticabili? Sì, chiarissimo, e ogni volta il materiale è arricchito da esempi clinici e da video delle sue terapie. E inoltre tu hai avuto la generosità di presentare uno dei tuoi casi a Alfredo Canevaro e al gruppo dei colleghi e delle colleghe. Ecco, che cosa hai tratto da questa esperienza? Come ti è sembrata l'accoglienza di Alfredo? Mi è sembrata attenta e, non per ripetermi, ma generosa, come i grandi maestri, mi ha rassicurata, accolta e indirizzata, per cui mi è stato molto utile la sua supervisione e ovviamente la partecipazione di tutto il gruppo. Quindi, se tu dovessi trovarti in questa occasione, suggeriresti a qualcheduno di partecipare a qualche corso di Canevaro presso il nostro istituto? Assolutamente sì, anzi io vorrei in prima persona continuare a seguirlo di nuovo se fosse possibile.